Foggia, rete non G7 Sicilia. Siamo qua a Giardini e siamo arrivati con una fatica enorme da ieri perché abbiamo dovuto contrastare un clima di repressione e criminalizzazione assurdo. Veramente benvenuti nell'epoca della legge Minniti Orlando. Praticamente da stamattina, dall'alba di questa mattina, sono stati una sequela infiniti i fermi, le perquisizioni e i controlli. Non c'è stato macchina o pullman diretto a Giardini che non sia stato fermato e controllato anche 2 o 3 volte. E praticamente noi abbiamo assistito alla creazione di fatto di una nuova frontiera a Villa San Giovanni. Villa San Giovanni è diventata per ora un muro invalicabile, in un momento in cui i porti sono chiusi, in cui i treni qua sono stati sospesi. Assistiamo a un clima assurdo di criminalizzazione, di repressione del dissenso per garantire la sicurezza di 7 potenti e del loro sistema folle e criminale. Non solo hanno occupato di fatto militarmente un'intera area, ma stanno di fatto controllando uno a uno tutte le donne e gli uomini che oggi avevano espresso la volontà di venire a partecipare a questo corteo. Quindi è stata veramente difficilissima. Nonostante questo, però, un'adesione altissima ha continuato ad arrivare. Ha lasciato le macchine, sta arrivando a piedi, tantissimi si sono organizzati in modo assolutamente autogestito e autonomo, ma sono moltissime anche le realtà organizzate che stanno venendo. Ancora adesso ci stanno carovane intere di pullman bloccate e controllate e le strade sono presidiate. Questo però non ci ha spaventato, siamo qua perché i nostri contenuti sono molto più forti. Siamo qua per dire no, non solo a questi 7 potenti, ma alle logiche folli, crudeli che rappresentano. Siamo qua per dire che questo sistema, che loro ci vogliono giustificare, che loro ci vogliono su cui loro ci vogliono convincere, non è affatto l'unico sistema possibile, al contrario, è un sistema basato sullo sfruttamento, sulla sistematica distruzione dell'ambiente, dei diritti dell'uomo, della libertà, della distruzione dei sogni anche. E 3 cose per tutte: prima di tutto la libertà di circolazione. Noi vogliamo che il Mediterraneo sia un ponte di pace, noi vogliamo che le persone, le donne e gli uomini possano viaggiare liberamente, seguendo i loro sogni e le loro aspettative, esattamente come fanno le merci e i capitali. E invece il Mediterraneo è diventato una frontiera insanguinata, è diventato un lago pieno di cadaveri. E questa settimana, per garantire la sicurezza dei 7 potenti, sono stati addirittura chiusi i porti. E di stamattina l'ultimo allarme delle ONG, delle organizzazioni che salvano una per una le vite in mare, che hanno denunciato la difficoltà data alla chiusura dei porti siciliani, che li costringe a andare su tratte molto più lunghe e su porti di Cagliari, di Bari, di Taranto. Questo per depositare i rifugiati che erano stati salvati uno a uno dal mare, strappati letteralmente dalla morte dei figli. E questo per cosa? Per la sicurezza. Per la sicurezza dei 7 potenti. Siamo davvero sicuri che 7 vite ne valgano 700? A nostro avviso assolutamente no. È il loro sistema basato sul controllo, la criminalizzazione, la logica ipersecuritaria, non fa altro che creare ostilità, odio, non fa altro che creare dissenso, ma un dissenso non sano, su cui non si costruisce, una paura. Noi siamo qua per dire che non c'è da avere paura del dissenso. Noi siamo, nonostante la paura e la criminalizzazione che si è fatta dei nostri percorsi e di questa manifestazione, siamo qua venuti a dire: non siamo noi distruttori, non siamo noi devastatori, non siamo noi che facciamo partire gli aerei e i droni, non siamo noi che lasciano annegare la gente perché si rifiutano di aprire le frontiere o di creare anche semplicemente un corridoio umanitario. Non siamo noi a creare luoghi di reclusione formali e informali, non siamo noi che abbiamo teorizzato e messo in attica la logica dell'hotspot, non siamo noi che vogliamo le smart city. Questo non ci appartiene, non siamo noi distruttori, noi al contrario siamo qui a dire che un altro mondo non solo è possibile, ma è assolutamente necessario. E in questo mondo la nostra isola è un porto, è un luogo da condividere, da vivere insieme, in cui tutti possono sentirsi liberi a casa, mentre di fatto la nostra isola è stata trasformata in una galera, in un unico presidio militare, da Birgi a Sigonella, al Mus, i porti pieni di navi militari. Di fatto l'isola sta diventando una grande sentinella messa nella guerra all'ultimo sangue dell'Europa ricca contro i migranti, contro le migrazioni. Da qui siamo lì a dire che questo sistema non ci piace, ma che non ci intimidiranno, e fino all'ultimo secondo donne e uomini che di fatto ogni giorno costruiscono un'alternativa sociale credibile nei loro territori, sono venuti qua a dire che un altro modo non è possibile, non è solo possibile, ma è reale, è concretizzato, perché tutte queste donne e questi uomini che oggi sono qua, durante tutto l'anno, di tutti gli anni, di tutti
questi anni in realtà hanno costruito con le loro mani e la loro testa dei percorsi reali di condivisione e di gestione alternativa degli spazi e delle risorse. Quindi siamo qui per dire che si fa, si comincia, e Giardini è una tappa di questo movimento, ed è anche un momento per dire che le logiche securitarie, le smart city, i daspurbani, i fogli di via non ci fermano e non ci spaventano qua, nonostante tutto.